Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulla Voce Web TV. Queste le principali notizie di oggi, lunedì 28 marzo. Migliaia di persone ieri hanno sfilato in silenzio nella camera ardente allestita nel municipio di Vetrana, fermandosi in segno di saluto davanti alla cassa piena di colori e di palloni di basket che conteneva il corpo di Andrea Dorno, il 26enne morto nel sonno nella casa romana che condivideva con altri studenti. A seguire per noi i funerali c'era la nostra Marzia Baldari, che ha realizzato il servizio che vi mostriamo. Musica, cori, fumogeni e lunghissimi applausi hanno accolto il feretro di Andrea Dorno domenica 27 marzo ad Avetrana. In un piazzale gremito e commosso, quello antistante la sala consiliare, la chiesa madre dove si è tenuta l'omelia. Una folla numerosissima da Manduria, Vetrana, Erchi e un intero pullman partito da Roma a salutare per l'ultima volta il ragazzo avetranese di 26 anni morto improvvisamente per un malore lo scorso 22 marzo nel quartiere romano di San Lorenzo, dove studiava e svolgeva attività sportiva e sociale. Un ragazzo che ha vissuto la sua vita per amare e amando l'altro, una vita breve ma aiutando sempre il prossimo, ha esortato il prete durante la celebrazione nella navata stracolma di fedeli. Andrea è stato infatti volontario del Centro Sociale Comunia di Roma e un punto di riferimento per i suoi compagni di basket che lui capitanava, presenti nella fiumana che si è stretta al dolore della famiglia Dorno. L'amore per il basket lo aveva trasmesso il padre Tony, ex cestista manduriano, insieme lo zio Ignazio. E sventolando bandiere rosse con inciso il nome di Andrea e cantando a squarciagola, così amici e parenti hanno salutato il giovane Andrea. Nuova, improvvisa e preoccupante impennata di contagi a Manduria. L'ultimo bollettino reso pubblico dal comune, i cui dati risalgono al 23 marzo, certifica l'esistenza di 327 manduriani positivi al Covid-19, sicuramente la nuova variante Omicron 2, quasi il doppio di quanti erano 6 giorni prima, quando l'asticella dei contagi si era fermata a 183 casi. La fascia d'età più colpita resta sempre quella da 41 a 50 anni. Preoccupante ancora l'elevata incidenza tra i giovanissimi. La seconda fascia d'età più colpita infatti è quella dai 6 ai 12 anni e a terzo posto quella dai ragazzi dai 13 a 20 anni. Per la presenza di un consigliere comunale positivo al Covid, questa mattina il Consiglio Comunale di Manduria si terrà in remoto. La seduta sarà molto importante dal punto di vista politico, perché la maggioranza dovrà dimostrare di avere ancora la superiorità dei numeri. Sulla bilancia, infatti, la differenza dei due piatti è solo di una unità, 13 per il sindaco e 12 per l'opposizione. Tra gli argomenti di maggiore interesse c'è la concessione trentennale ad una società di telefonia dell'area interna al vecchio tribunale, un'altra concessione dell'ex asilo Bianchetti alla ASL e il piano triennale dei lavori pubblici. L'importante appuntamento sarà diffuso in diretta sul nostro sito web www.lavocedimanduria.it. Adesso passiamo allo sport. È finito con 0 reti l'incontro di ieri tra il Manduria e il Racale, che potrebbe andar bene al Manduria perché conserva 5 punti di superiorità sulla terz'ultima, solo 2 giornate dal termine. Gara molto tirata, con le due formazioni intente sì ad offendere ma molto attente a non scoprirsi. I manduriani ci provano con scarci, ma il suo tiro viene parato dall'estremo difensore dei salentini. Il Racale risponde con diversi buoni tiri in porta che non sorprendono il portiere biancoverde, ieri tra i migliori in campo. Con quest'ultima notizia termina il nostro notiziario. Vi ricordo che è possibile approfondire le notizie sul nostro sito web www.lavocedimanduria.it e sui nostri canali social Facebook, Instagram e Telegram. Da domani tornerà a condurre la nostra Marzia Baldari, mentre noi ci rivedremo domenica prossima.